Presidente Marsilio, Abruzzo, grande protagonista al Giro. Sì, siamo molto soddisfatti, devo ringraziare anche l'assessore allo sport Liris che ha lavorato molto per raggiungere questo obiettivo. Praticamente tre tappe distribuite su quattro giorni, una grande visibilità, una grande centralità per l'Abruzzo, occasione d'oro per dimostrare capacità di organizzazione, accoglienza e le bellezze del territorio che tutto il mondo potrà apprezzare, sperando anche con ritorni immediati dal punto di vista del turismo e del marketing del territorio. Primo giorno del Giro in Abruzzo, si parte da Notaresco, noi siamo in compagnia del sindaco di Bonaventura e dell'assessore allo sport Guido Liris. Sindaco, pronto con la bandierina, pronto con la fascia tricolore, è un'emozione grande per Notaresco. Sì, è un'emozione grande, è un'esperienza unica, spero sia ripetibile, dicevamo prima, più che irripetibile. Era un sogno che è diventata realtà, è un momento per ricominciare per tutte le partite IVA, per tutti quelli che hanno sofferto in questo anno. È sport, è promozione turistica ed è un rilancio per tutta la provincia, per tutta la regione Abruzzo. Ecco, ci dica solo una cosa, Liris, l'Abruzzo continuerà con il Giro anche nei prossimi anni? Sempre di più, perché ormai siamo diventati un interlocutore credibile, affidabile, e poi la ricaduta socio-economica sui territori e l'entusiasmo, soprattutto dopo il Covid, ci danno una forza in più. Dario, siamo in Abruzzo, ma ieri hai provato ad anticiparlo il tuo Abruzzo, nel senso a far regalare una gioia nella tappa di San Giacomo. Ma non era previsto, però comunque sempre bello onorare la terra di Michele, e poi era una tappa ovviamente con un percorso più adatto a me, quindi oggi cercherò invece di godermi i panorami di casa stando in gruppo, recuperando dagli sforzi di ieri, e niente, poi vedremo per la tappa di Campo Felice come andrà. Tra qualche ora passerai a Miglianico. Esatto, e adesso tornerò a Miglianico, è da dicembre del 2019 che non torno a trovare la mia famiglia. Ti fermerai? Non credo che i protocolli ce lo consentano, quindi almeno riuscirò a fare un saluto al volo e poi magari a fine giro riuscirò a fare un salto. A Campo Felice ci riproverai? Vedremo se la tattica lo consente o se lo prevede, soprattutto perché comunque sarò in appoggio di Marc Soler e in quella zona bisognerà stare molto attenti all'imbocco dell'ultimo strappo di Campo Felice, quindi vedremo.